Sono il bagnino. Vabbè. Come chiese. Buongiorno a tutti quanti, allora volevo farvi vedere che ho iniziato da 2 giorni a utilizzare questa della Geomar. Ho già provato, questa è la terza crema, però inizio abbastanza costante e poi smetto, ma la terapia deve essere fatta per 28 giorni dandola 2 volte al giorno. Quindi bisogna che... cioè, è assurdo, quando inizia a svuotarsi il tubo sembra quasi che... vedete, prende le cose tipo anche gli shampoo, non vedi l'ora di aprire quello nuovo o la crema o il prodotto, e quando insomma c'hai quel barattolo mezzo vuoto, l'ho già usato da un sacco, hai voglia di cambiare, cioè è assurdo. Vabbè, devo riuscire a tenere botta, anche perché costano abbastanza. Io ho già provato con l'effetto freddo e usatelo d'estate perché d'inverno congelate, cioè proprio si congela tutta la parte. Oppure credo anche di aver provato l'effetto caldo, no. No, quello no, ho provato un'altra crema. Questa invece è un'altra ancora, credo di non averla ancora provata. Insomma, comunque cerco di darmela e la sera prima di andare a letto, al mattino non la do perché solitamente verso le 11:30 mi alleno, poi mi faccio la doccia, quindi la do proprio lì, poi dopo la doccia. Quindi non la do appena alzata. Oggi invece rest day, quindi la do adesso. È peggio di un workout, farsi i massaggi. Infatti gli altri 2 giorni ho allenato braccia e farmi sto lavoro qua era un massacro. Comunque voi direte perché te la stai dando. Probabilmente dal video dite ma tu non hai problemi. Invece io per esempio nelle ginocchia, vediamo se riesco a farvi vedere qua. Non so se lo vedete, comunque c'è un po' di cellulite, un po' di ritenzione, insomma questi sono punti dove accumulo. Quando facevo i massaggi a casa, non so se vi ricordate, mi faceva, quando mi faceva il massaggio in questa parte, la signora mi faceva malissimo e mi diceva che dove fa male, insomma vuol dire che c'è appunto l'accumulo di, cioè, già fiatone, di cellulite. Insomma bisognava andare a insistere, quindi adesso sto dando appunto in questi punti qua. Io non è che abbia chissà quale cellulite, ritenzione ne ho abbastanza, però insomma ecco il giusto. E voglio un po' vedere se questi prodottini fanno qualcosina, perché ci si prova, sana alimentazione, non fumo, non bevo, però c'è sempre qualcosina, ci si prova, però ci si accetta. Bisogna massaggiare bene dal basso verso l'alto per farla. Dovete prendere bene. Oh, non mi si vede più. Non so se riesco a farvelo vedere. Ecco, forse così un po' si vede. Sì, niente di particolare. Però insomma, meglio intervenire un po' prima che aspettare che magari la condizione peggiori. Una volta eravamo al fiume e diciamo, mi sono fatta fare dei video così mentre che facevo tipo degli squat. E cioè, con la luce, con la posizione, ho visto una roba in questa parte, che poi la mia massaggiatrice mi ha detto che in effetti lì c'è un accumulo di grasso, di cellulite, infatti c'è proprio un bozzolo durino. Insomma, quella volta lì al fiume, quando poi riguardai il video, vidi quella cosa lì, mi demoralizzai tantissimo. Fu davvero... mi sentivo che schifo, cos'è quella roba lì che ho nella chiappa? Che poi non si vede quasi mai, cioè
non la vedo allo specchio, ci vuole proprio una luce precisa. Però ecco, mi ha demoralizzato un casino. Probabilmente mi dimentico anche in fretta di queste cose, non è che ci sto lì a pensare chissà quanto. Poi vabbè, se mi appaiono appunto questi video dico cacchio. Vabbè, insomma, comunque è qui l'accumulo, non so se si vede. Comunque, insomma, sto cercando un po' di lavorarci. Sto picciandolo un po'. Il fiatone, ragazzi, davvero un workout.